Per le mie opere ho perso il conto dei poeti. Romani, Cammarano, Gilardoni, più di 20. A volte non li ricordo, a volte non li so. Ogni tanto scrivevo il libretto da me. La Betlì, il campanello, un po' del Don Pasquale. La Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo conserva un patrimonio di circa 1 milione di pezzi. Tra questi spiccano circa 50.000 pezzi musicali che variano da spartiti, musiche, autografi, sino ad una ricca collezione di libretti per opere. Il patrimonio di libretti è stato oggetto di un intervento di digitalizzazione, per cui oggi è possibile visionarli attraverso il portale della Biblioteca Digitale Lombarda, gestito da Regione Lombardia. Nella fine dell'Ottocento nella nostra biblioteca si è data molta importanza alla raccolta di libretti e secondo la tradizione anche delle altre biblioteche italiane si è deciso di creare un catalogo specifico di questi libretti e in particolare in riferimento a libretti legati a rappresentazioni nei teatri bergamaschi e in particolare per il periodo di Donizetti il Teatro Riccardi e il Teatro Sociale, i due principali della città. I libretti. Come dice la parola stessa, un libretto è un libricino piccolo, solitamente in formato di sedicesimo, nel quale il librettista scriveva in versi le parole che poi il compositore doveva musicare. Non dobbiamo dimenticare l'importanza culturale e sociale di questi libretti, che in realtà diffondevano la lingua italiana in tutta l'Italia, più che i Promessi Sposi di Manzoni o la Divina Commedia di Dante, che erano di fatto appannaggio di pochi. Sostiene Pindemonte che gli autori dei libretti sono pagati una miseria. E poi, un poeta vero non vorrà soggettarsi a cotale infamia. I compositori dei nostri drammi esser non possono che poetastri. La qualità di un libretto, quindi, consiste nella sua funzionalità, non nella qualità letteraria dei versi. Un libretto è importante, un libretto è buono se riesce a strutturare una serie di azioni tra tensione e distensione all'interno della trama, se riesce a creare della suspense, se riesce a creare dei colpi di scena all'interno di tutta la storia che racconta, e questo Donizetti lo sapeva bene. Un libretto, possiamo dire, che è lo scheletro di un corpo nel quale il musicista deve mettere la carne, cioè la musica. Per Felice Romani, il poeta deve nascondersi e lasciar parlare ai personaggi il loro proprio linguaggio. Nelle Convenienze e Inconvenienze teatrali, Opera mia, la prima donna chiama il poeta un ciabattino che fa da letterato, ma in sostanza una bestia, un disperato. La qualità dei libretti si vede nelle situazioni drammatiche che riescono a fornire un compositore e ce n'è una in particolare in tutta la produzione donizettiana che spicca per una teatralità incredibile. Sto parlando della Maria Stuarda, un'opera di Donizetti basata su un libretto di Bardari. E la storia di Maria Stuarda che, poverina, andrà a morte, condannata da Elisabetta. Ebbene, ci sono pochissimi versi che vedono l'incontro-scontro tra Maria Stuarda ed Elisabetta. Ad un certo punto, Maria Stuarda appella Elisabetta con questi versi. Figlia impura di Bolena, perché effettivamente Elisabetta era figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena. Parli tu di disonore, dice Elisabetta. Meretrice indegna oscena, cioè l'età della prostituta, perché anche Anna Bolena era stata accusata di prostituzione. In te cada il mio rossor, dice Maria Stuarda, ovvero le sta dicendo mi vergogno per te. Dopodiché continua, finisce il verso con questo distico. Profanato è il soglio inglese, vil bastarda, dal tuo piede.
Botte e censure, quante ne ho passate per quel verso. Profanato è il soglio inglese, vil bastarda, dal tuo piè. Profanato è il soglio inglese, vil bastarda, dal tuo piè. La prima parolaccia nella storia dell'opera lirica. Son soddisfazioni. Vediamo come questo nucleo, nelle mani di Donizetti, si trasforma in teatro. Dopo il primo verso, figlia impura di Bolena, Donizetti capisce che Maria Stuarda sta dicendo delle parole così importanti che la musica deve tenersi indietro, infatti non si sente nulla. Solo dopo Bolena, si sente un fremito degli archi. Figlia impura di Bolena. Quando Maria Stuarda va avanti e dice parli tu di disonore, di nuovo non si sente niente in orchestra, c'è di nuovo lo stesso fremito degli archi dopo. Parli tu di disonore. Meretrice indegna oscena, intecada il mio rossore. E lì Donizetti scatena l'orchestra con un ritmo puntato che dà agli ottoni, quasi dei punti esclamativi che compaiono sulla testa di tutti gli astanti. Lì, negli ultimi due versi, Donizetti dà manforte al canto di Maria Stuarda, che quindi emerge da tutta l'orchestra con le tremende parole di accusa, di diffamazione nei confronti di Elisabetta, ovvero profanato è il soglio inglese, vil bastarda, dal tuo piede.